Ciao Valentina, lo sai, tu sei la stella fissa della mia vita. L'idea fissa della tua vita, vorrei dire. Sparisci, sgabbio. No, Valentina, adesso non puoi fare così. Pretendo che tu mi conceda un po' di tempo per stare con te. Non puoi allontanarmi sempre. Hai ragione, Tirelli. Sai, forse sono stata un po' troppo ingiusta con te. Lasciami trovare il modo di rimediare. Merenda? Oh, volentieri, ho un sacco di monete. Bene, allora buon appetito. E grazie. Altrettanto. Valentina, perdona la mia invadenza. Avrei bisogno di parlarti, ma se hai cose più importanti da fare, ti disturbo in un altro momento. Taglia corto, bella, so fare anche due cose insieme. Grazie, sei molto disponibile. Come saprai, io ho un debole per Tinelli. Sì, sì, lo so. D'altronde tu sei la regina del volontariato. Insomma, avrei intenzione di invitarlo ad uscire, ma non vorrei mai che questa cosa in qualche modo ti potesse dispiacere. Dispiacere? Ma figurati, solo perché lui è il mio spasimante numero uno? Esattamente, so che non ti piace, ma tu ami essere sempre al centro dell'attenzione, adulata, coperta di complimenti, e non vorrei privarti del suo interesse. Tranquilla, bella. So benissimo far meno delle sue attenzioni, dei suoi complimenti. Sai, io so controllarmi se voglio. Meno male. Grazie, grazie di tutto. Sei sempre disponibile. Ciao, Valentina. Ciao, bella. Ciao, Valentina. Sai, oggi ti trovo particolarmente bella. Bella? Non devi dire quella parola. Non ti deve passare neanche nell'anticamera del cervello. Hai capito, cafone? Non so come, ma penso che questa volta l'ho combinata davvero bella. Bella? Ho detto che non devi dire quella parola! Ciao, come stai? Ti trovo in gran forma? Dice a me? Certo, Tinelli. A chi altro dovrei parlare, scusa? Valentina, ti senti bene? Che mano calda. Beh, comunque è mai stata meglio. Sai, volevo scusarmi per quel piccolo sfogo. No, guarda, è colpa mia. Non avrei mai dovuto dire quella brutta parola. Acqua passata. Sai, Tinelli, è un po' che ci stavo pensando e credo che sia giunto il momento di darti una possibilità. Ma, Valentina, adesso mi fai paura. Cioè, cosa vuoi dire? Tinelli, è una vita che mi corre dietro. E io ti ho sempre evitato, beh. Allora vuoi uscire con me? Tinelli, ti senti bene? Sì, sì, credo di sì. Ma sinceramente stento a crederci. Beh, in effetti hai ragione dopo tutto quello che ti ho fatto. Ma per dimostrarti che faccio sul serio, beh, ti darò un bacio. Su, Tinelli, fatti coraggio, forza, dai. Sì, sì, aspetta solo un momento, È dalla prima media che me lo porto dietro, aspettando questo momento. Ok, adesso sono pronto. Ops, ma guarda, mi vibra il cellulare. Deve essere mia madre. Scusa, ma rimandiamo il bacio al nostro appuntamento. Aspetterò così fino al prossimo appuntamento. Ciao, Tinelli. Ciao, bella, come stai? Io bene, ma... Cos'è il gioco dei mimi? Alla ricerca di Nemo e tu sei Nemo. No, è che il cellulare vibrava, allora io ho deciso di aspettarla qua. Vabbè, lasciamo stare. Ascolta, Tinelli, io vorrei chiederti una cosa, ma sappi che qualsiasi sia la tua risposta, troverai sempre me un'amica che ti stima. Non ho capito niente, ma questo è normale. Chiedimi quello che mi devi chiedere. Tinelli, vorresti uscire con me? Bella, sono lusingato dalla tua richiesta, solo che sono già impegnato. Sai, Valentina mi ha chiesto di uscire e per me è un'occasione più unica che rara. Valentina ti ha chiesto di uscire con lei. È incredibile come certa gente cambi parere velocemente. Beh, allora, amici come prima e in bocca al lupo per il tuo appuntamento. Ciao, Tinelli. Ciao, Vale. Che cosa voleva Bella? Ma no, niente, sai, mi ha chiesto di uscire con lei. E tu cosa le hai risposto? Che non potevo, perché dovevo uscire col mio unico e vero amore. Tu, mia adorata Valentina. Molto, molto bene. Ottima risposta, Tinelli. A proposito della nostra uscita... Sì. Non se ne fa niente. E adesso sparisci, sgorbio. L'uomo dell'acqua...
Ciao Tommy, come stai? Ti trovo in grandissima forma. Grazie Valentina, sei molto gentile. Tu piuttosto, oggi sei radiosa. Oh, grazie, sai com'è? Sono fatta così. Ascoltami, ti andrebbe di uscire tu ed io e tu, insomma, noi due insieme? Valentina, mi rendi felice. Un ragazzo non potrebbe desiderare di meglio che uscire con la ragazza più bella della scuola, ma non se ne fa niente. Esco con Bella. Ciao Vale, allora com'è andata la tua uscita con Tinelli? Bene, benissimo, non poteva che andare benissimo. Benissimo, benissimo. Beh, quel che è giusto. Grazie Tommy per esserti prestato alla nostra piccola vendetta. Povera Valentina. Povero Tinelli. Povera Bella.